Si aprirà a Trani il 26 novembre la rassegna nazionale di teatro amatoriale Venerdì a Teatro, iniziativa organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani. Sentiamo. Venerdì a teatro è la rassegna di teatro amatoriale che è rientrata nel piano triennale delle attività culturali del Comune di Trani. Un'iniziativa che per la prima volta abbiamo deciso di avviare nel nostro comune per dare modo, soprattutto dopo la chiusura che ha visto interessate tantissime attività culturali, per dare quindi modo di garantire una certa continuità alle iniziative più strutturate del territorio, ma anche quelle nuove, e sicuramente l'attività teatrale doveva rientrare fra queste. Abbiamo deciso anche quest'anno di organizzare la terza edizione di Venerdì a Teatro, visto il grande successo che avevano riscosso sia la prima, ma ancora di più la seconda edizione. E ovviamente si terrà all'auditorium Monsignor Bicchieri della Chiesa di San Magno, e fra le 30 proposte che ci sono arrivate tramite bando nazionale che abbiamo pubblicato, abbiamo scelto quattro spettacoli che in aggiunta al nostro comporranno questa terza edizione. Gli spettacoli sono di vario genere. Apriamo con Sarto per signora di Georges Feydeau, seguirà un classico di De Filippo che non può mancare mai. Il 17 dicembre avremo il musical Al ritmo di un Ciak, ispirato al più celeberrimo musical Singing in the Rain, con le musiche originali dello stesso. Poi abbiamo una commedia attuale, Il marito di mio figlio, che parla insomma sul sessismo, queste problematiche qua, ma ovviamente in modo molto molto divertente. E poi la Compagnia dei Teatranti si esibirà a chiusura di rassegna con quattro atti unici di Anton Cechov, ovviamente rivisitati in chiave molto ironica, molto brillante, anche per far divertire tutti. Quest'anno il dramma non l'abbiamo inserito, perché in genere inseriamo anche uno spettacolo un po' drammatico, ma c'è bisogno di ridere, di divertirsi. Il dramma magari in una prossima edizione gli daremo più spazio.